riprendiamo la linea in questo mercoledì prima di andare all'udienza del Papa. Siamo in attesa appunto del segnale dall'Aula Nervi. Antonella. Sì, Giacomo, perché oggi la Chiesa celebra la Beata Madre Speranza. Ci spostiamo verso il centro dello studio per dare il buongiorno e il benvenuto a Di Buon Mattino a Luca Antonietti, laico dell'amore misericordioso. Buongiorno Luca, buongiorno, benvenuto buongiorno. A Di Buon Mattino. Buongiorno Antonella, buongiorno Giacomo. E buona festa di Madre Speranza buona a tutti. Festa. Assolutamente, buona festa. È un po' che noi manchiamo da Colle Valenza, come di Buon Mattino, ma TV 2000 ha seguito anche le messe da Colle Valenza, quell'amore misericordioso, quel santuario dell'amore misericordioso che ci accoglie tutti. Abbiamo sempre visto l'immagine di Madre Speranza con le braccia aperte, proprio a simboleggiare quell'amore rivolto verso tutti. Sì, Madre Speranza è una figura che è nel cuore della Chiesa, e nel cuore, specialmente in questa giornata. Sono 40 anni oggi stesso che Madre Speranza è stata chiamata al cielo, e lei ha avuto una missione nella sua vita che è quella di annunciare l'amore misericordioso nel mondo. Lo fa ancora oggi con un'eredità che continua, con i laici dell'amore misericordioso, inseriti in una famiglia ovviamente, che è quella carismatica dell'amore misericordioso, dove ci sono i figli dell'amore misericordioso e le ancelle dell'amore misericordioso. Quindi in questo abbraccio va avanti l'annuncio, di un messaggio meraviglioso, nuovo, che è quello che non vuole più un Dio castigatore, che punisce, terribile, un giudice severo, ma vuole un Dio vicino, un Dio che è vicino a noi tutti i giorni, con amore, con compassione, con tenerezza, e che perdona, e come diceva Madre Speranza, perdona, dimentica e non tiene in conto delle fragilità delle persone che si affidano a lui. E questo è un messaggio che può anche cambiare la vita, come è successo a tanti laici dell'amore misericordioso, e un messaggio che va avanti, che prosegue, che continua. In ogni angolo del mondo questo. Esatto, non si ferma solo all'Italia, ma dall'Italia, da un piccolo centro, è partito da Colle Valenza ed è stato così concreto che è riuscito ad assumere veramente le forme di un santuario, realizzando il sogno di Madre Speranza. Sì, diciamo che proprio il 14 maggio del 1949 c'è un appunto nel diario di Madre Speranza. Luca, ti interrompiamo. Prego. Perché lo vediamo, sta arrivando Papa Francesco in Aula Nervi, ma non mancherà occasione di continuare a parlare di Madre Speranza e di tornare su quei luoghi a Colle Valenza dove viene custodito non solo l'amore misericordioso, ma proprio l'eredità di Madre Speranza. Adesso linea a Papa Francesco con la consueta udienza del mercoledì. Parole di vicinanza e di solidarietà, quelle con cui Papa Francesco ha concluso l'udienza di quest'oggi, rivolte non solamente alle vittime del terremoto in Turchia, ma anche al popolo ucraino e ai malati tutti quanti. Riprendiamo di Buon Mattino, vedete che c'è Madre Speranza dietro di noi, perché da dove ci siamo lasciati vogliamo riprendere le file di questo discorso. Assolutamente, lo facciamo sempre con Luca Antonietti, laico dell'amore misericordioso, con cui stiamo rivivendo, diciamo, un po' quella che è e sarà la festa di oggi, l'eredità di Madre Speranza. Ci eravamo lasciati prima dell'udienza, Luca, con un ricordo, quello, diciamo, di un episodio specifico della vita di Madre Speranza. Sì, una premonizione, diciamo. Il 14 maggio, era un sabato del 1949, nel suo diario, Madre Speranza appuntava che con l'aiuto divino e a prezzo di molti sacrifici sarebbe riuscita a promuovere l'opera e la costruzione di un grande santuario. È non solo un santuario, ma anche un'opera dedicata agli infermi, dedicata ai sacerdoti, dedicata soprattutto ai pellegrini, per diffondere il carisma, il messaggio di Madre Speranza, che è questo dell'amore misericordioso, di un padre buono, di un padre vicino, un Dio che perdona, dimentica, non tiene in conto delle offese. E al contrario, a volte sembra che dagli scritti di Madre Speranza appare un Dio che non riesce ad essere felice senza gli uomini e senza le donne. Quindi è un Dio vicino, è un Dio prossimo, e questo è un grande messaggio che una religiosa che ha attraversato con la sua vita tutto il Novecento ci riporta a noi oggi, a distanza esatta, questa mattina dei 40 anni della sua salita al cielo, nel giorno della sua festa. C'è ancora un'eredità forte, e in tutto il mondo anche. E quell'eredità si è sparsa in tutto il mondo, partendo da un punto che è un cuore pulsante. Questo cuore pulsante si trova proprio a Colle Valenza, è il santuario dell'amore misericordioso, e proprio in quei luoghi vogliamo portarvi con questo servizio di Giuseppe Chiantera.
Ci troviamo nel santuario dell'amore misericordioso realizzato da Madre Speranza. E l'icona principale di questo santuario è il crocifisso che potete vedere, è il crocifisso appunto chiamato dell'amore misericordioso. È stato Gesù stesso a suggerire a Madre Speranza i tratti con i quali doveva essere riprodotto dall'artista. Sul petto il cuore, per dire che è proprio l'amore di Gesù che l'ha portato alla croce, l'ha portato a pregare così il Padre. E dietro la croce l'ostia, perché Gesù non solo si è lasciato crocifiggere, ma si è fatto pane per noi. E sotto la croce il mondo, sovrastato dalla corona. Gesù è re del mondo dall'alto della croce. E qui Madre Speranza praticamente ha pregato tutti i giorni, da quando è arrivata qui a Colle Valenza, nel 50 fino all'anno della morte, nell'83. Questa è la cripta della Basilica e questa che vediamo è la tomba nella quale è sepolta Madre Speranza all'indomani della sua morte. È stata una donna molto pratica, molto attiva, molto organizzativa. E c'è un genio proprio suo, speciale, che ha potuto unire sia la dimensione mistica che quella fattiva, quella operativa, no? Una donna così che ha saputo realizzare queste due dimensioni in maniera straordinaria, mostrando soprattutto che la sua esistenza era una testimonianza dell'amore misericordioso del Signore. Qui Madre Speranza ha riposato, ha lavorato, ha passato qualche ora della notte perché dava molto spazio al lavoro e soprattutto alla preghiera. E in questa stanza sono avvenute cose davvero straordinarie, perché non raramente il Signore le appariva e le diceva quello che avrebbe dovuto fare. E questo letto testimonia anche il fatto che la madre è stata perseguitata anche dal diavolo. E questo letto è stato bruciato dal diavolo e lei ha affrontato anche queste sofferenze. Un venerdì degli anni 70, un venerdì santo, sono arrivato qui insieme al padre spirituale, che si chiamava Padre Gino, e abbiamo trovato la Madre Speranza che era vestita da suora, distesa sopra questo letto con le braccia aperte, e lei, parlando con il Signore, diceva solo una parola in spagnolo: mas, mas, mas. Era chiaro il significato. Lei chiedeva al Signore di poter partecipare ancora di più alle sofferenze di Cristo crocifisso. Lei aveva un cuore davvero grande, due occhi che penetravano nel cuore delle persone per capire le loro sofferenze, e lei le faceva sue e le presentava al Signore. Ecco, questa è un po' la sua spiritualità, una fede viva che l'ha portata ad una carità ardente, insomma ad essere testimone viva dell'amore misericordioso del Signore. Luca, ripartendo da quei luoghi, ripartiamo anche dalla decisione di Madre Speranza di fondare un'associazione che riguarda anche i laici, proprio perché la Chiesa sia aperta a quella famiglia che Madre Speranza aveva sempre desiderato. Sì, si tratta di un'altra profezia, diciamo, perché Madre Speranza ha sempre lavorato nella sua missione alla fondazione, prima dei Figli dell'Amore Misericordioso, anzi cronologicamente prima ancora le Ancelle dell'Amore Misericordioso, le suore, e poi ai Figli dell'Amore Misericordioso, che sono i sacerdoti. Nell'ultima parte della sua vita ebbe a dire, e questa è una testimonianza che mandiamo avanti come famiglia carismatica, che un giorno sarebbero arrivati anche i laici. Aggiungeva anche che avrebbero fatto molto bene adesso questo auspicio che ci ha dato Madre Speranza. Oggi in realtà è una famiglia carismatica completa, perché abbiamo sacerdoti, suore e laici, e viviamo come opera propria, come associazione dei laici dell'amore misericordioso, in questo abbraccio tra i sacerdoti e le ancelle. E diciamo che siamo anche organizzati in 30 gruppi locali in Italia, siamo oltre 500, le iniziative sono tante. Dopo un periodo di formazione di circa 2 anni si fa una promessa, la promessa per diventare poi laico dell'amore misericordioso, e riceviamo con le valenze il crocifisso. A proposito di promesse, Luca, c'è una promessa che tu hai fatto proprio a Colle Valenza, perché se è vero che il santuario
fonte, diciamo, di amore misericordioso per tutto il mondo, questa fonte è riuscita ad arrivare a Iesi, in qualche modo ti ha visto partecipe, ti ha visto andare avanti, approfondire questo legame con Madre Speranza, ti ha visto, eccola qua, sposarti l'anno scorso, il 14 maggio, giusto? Esatto, proprio il 14 maggio, era sabato, proprio come la premonizione, il 14 maggio sabato del 49, e mi sono sposato con Alessia proprio in questo luogo santo, che è nel santuario davanti al crocifisso dell'amore misericordioso. Diciamo che è un lungo viaggio che è cominciato con un piccolo passo. Io vivevo già, mi dividevo tra Italia e Spagna. Ho fatto una visita un giorno con degli amici lì al santuario dell'amore misericordioso. Ho sentito il desiderio di ritornare e di approfondire la spiritualità, per poi cominciare un percorso con l'Associazione dei Laici dell'Amore Misericordioso, inizialmente a Iesi e poi con i fratelli e le sorelle dell'equipe nazionale, e quindi arrivare a dare, ecco, una testimonianza anche di amore. E nel 2023, ecco, vedete anche nelle immagini i miei fratelli dell'equipe nazionale, lavoriamo e ci impegniamo anche per, specialmente nel 2023, per i giovani e le giovani coppie. Per questo è anche una testimonianza di amore e di impegno che l'associazione fa in un'apertura totale, in un'inclusione. Vedete, questa è l'immagine dell'ultima promessa che abbiamo fatto a Colle Valenza a ottobre, e quindi oltre 20 persone sono diventate laici dell'amore misericordioso. Una famiglia che cresce, una famiglia diffusa anche in tutto il mondo, che si prepara ad aprile all'Assemblea Internazionale. Quindi, e sarà sicuramente una bellissima emozione vivere quell'Assemblea Internazionale che riporterà un po' a quella idea iniziale di Madre Speranza, ovvero una famiglia che si espande per tutto il mondo. Tanti cuori che battono insieme, tanti cuori che diventano anche opere di carità, perché da Madre Speranza l'eredità che avete avuto non è solo quella della fede, ma anche della carità. Vogliamo tornare proprio a Colle Valenza con Giuseppe Chiantera. Il Centro Speranza è un servizio alla persona con disabilità. L'ha voluto Madre Speranza, ecco perché ha preso nome anche di Centro Speranza, perché la nostra madre fondatrice dall'inizio aveva quasi profetizzato che proprio in questo paese tanto piccolo si sarebbe realizzata un'opera grande, e proprio al servizio delle persone più vulnerabili, più fragili. Il nostro centro accoglie 70 ragazzi, che tra bambini, ragazzi e adulti, che vanno dai 4 ai 55 anni attualmente. Le attività sono diverse in base alla tipologia del ragazzo, in base alla tipologia anche di gravità. E i nostri ragazzi hanno questa necessità di sentirsi accolti, amati, condotti. E quindi il lavoro che l'educatore o il terapista della riabilitazione è chiamato a fare, ecco, sono degli interventi mirati. C'è anche una componente che noi riteniamo essenziale, la scientificità, la professionalità, perché noi possiamo promuovere la persona disabile, cioè ridare una propria dignità, se anche a fianco ammettiamo tutte quelle competenze, quelle conoscenze per rendere bella la loro vita. E Madre Speranza, la nostra madre, io ho avuto la grazia di conoscerla personalmente, e quello che mi è rimasto veramente impresso è il suo sguardo. Io penso che si può aprire una opera di carità se prima c'è uno sguardo di amore e uno sguardo di compassione. E questo ti fa veramente aprire non solo il cuore, ma la mente, e ti porta ad essere audace anche nelle scelte della carità. Ambre, lei diceva, questa fame della felicità altrui. Io penso, se noi non abbiamo fame di rendere felice l'altro, come Dio fa con noi ogni giorno, penso che
avremmo terminato la nostra missione. Ecco, io penso che l'eredità caritatevole della madre è la testimonianza concreta di un amore incondizionato. Bello vedere come nasce, come sono nate tante cose da quella vita spesa per l'amore misericordioso di Madre Speranza, di cui oggi si festeggia, lo ricordiamo, la festa liturgica, festa che state vivendo tutti quanti i laici dell'amore misericordioso, ma anche dappertutto in tutto il mondo. Sì, diciamo che ha una dimensione globale, da quel piccolo villaggio dell'Umbria che avete visto, che è Colle Valenza, nel cuore dell'Italia. Invece parte un messaggio che oggi arriva. Per esempio, abbiamo, molto interessante questo parallelismo, alle 19 a Paternò, in provincia di Catania, un'ordinazione diaconale. Alle 19 in Brasile abbiamo la prima professione religiosa sempre di figli dell'amore misericordioso. Quindi l'eredità di Madre Speranza continua, è una missione che va avanti, è una missione che cresce e che quindi con tanto impegno e anche per me, che nel mio caso sono nato nell'anno in cui lei è salita al cielo, non l'ho potuta conoscere fisicamente, però sicuramente una testimonianza di qualcosa che va avanti, che cresce e di cui il mondo ha estremamente bisogno, che è l'annuncio del messaggio dell'amore misericordioso. Luca, ci stiamo per salutare, però vorrei ripartire proprio da quella data, cioè dalla tua nascita e la morte di Madre Speranza e dalla tomba di Madre Speranza, perché l'abbiamo vista nel servizio ma non abbiamo approfondito il fatto che in realtà è come un seme che cade nella terra per poi germogliare e dare vita nuova. È un po' l'eredità che vi ha lasciato. Sì, diciamo che anche la tomba dove riposano i resti mortali della Madre Speranza ci ricorda proprio questo, il chicco di grano che muore e dà frutto. E quindi il fatto che l'esempio, il modello che ci ha dato Madre Speranza, che ci ha ricordato Monsignor Canciano, un modello molto contemplativo, molto meditativo, ma allo stesso tempo molto operativo, di carità sul campo, per i poveri e per i sacerdoti, continua, prosegue con l'impegno della famiglia carismatica e con tutti quelli che vorranno aderire o comunque prendere parte a questo messaggio, che è un messaggio aperto, un messaggio che abbraccia, che include, e quindi siamo qui. Grazie allora per averci portato questo messaggio e buona festa a Luca Antonietti. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Noi ci salutiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo nella Città dei Fiori a Sanremo. Ci andiamo veramente in studio. Tornerà a cantare Giovanna. A fra poco.